Buona giornata a chi ci ascolta, a chi ci vede su Belle Monella e do il benvenuto a Mr. Rain. Ciao, Come ecco. stai? Io bene, dai, grazie, e tu? Ma benissimo, la domanda sai che si fa ormai quasi di default da qualche mese è cosa stai facendo in questo momento, ma vedo che insomma non ti sei perso d'animo e che anzi hai lavorato molto e per esempio l'ultimo capitolo è questo 9.3 di cui io vorrei che ci parlassi un po' quest'oggi. Allora, sì, parto dicendo che sono stati mesi abbastanza duri e difficili, però sono stato veramente sommerso dal lavoro, sto chiudendo l'album, ho girato il nuovo video con tutte queste restrizioni, è stato complicatissimo, infatti abbiamo girato in più giorni. E 9.3, 9.3 ho scelto questo titolo perché è la potenza del terremoto, è la stessa potenza dello tsunami del 2004, penso, in Indonesia. È una metafora per spiegare la distruzione, un enorme dolore. È una canzone che parla di qualcosa che praticamente tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato, hanno vissuto. Parla di una rottura, di un legame e di quando acquisisci la consapevolezza di aver perso qualcosa di unico, quasi insostituibile. Parla di quel terremoto interiore che ti porta a cambiare, ti porta a mettere in dubbio qualsiasi tipo di certezza che avevi prima e ti porta a scavare dentro di te per ritrovarti, per ricostruire. Questo. No, prego, prego, vai. No, stavo collegandomi a questo 9.3 perché adesso forse entriamo un po' troppo anche nel tecnico, ma ti volevo chiedere come hai concepito questo disco, perché deve essere anche un lavoro difficile oltretutto, perché tu esci da Fiori di Chernobyl e colleghi quel capitolo a quest'altro e da quel che so anche i successivi saranno un po' tutti collegati l'uno con l'altro. Guarda, per questo album ho deciso di abbandonare la vecchia concezione di videoclip, quindi playback, solite cose che sinceramente mi hanno un po' stufato, e volevo dare a tutti qualcosa di più profondo. Quindi ho scelto di fare questo cortometraggio, cioè io vorrei dare quest'idea che sto uscendo con un cortometraggio, non con un album. Voglio uscire con un mio film e un disco di colonne sonore di questo film. In pratica, ho questa storia suddivisa in tre capitoli, 3/4, ora sto guardando ancora, e i singoli sono Fiori di Chernobyl, che è il primo, 9.3 è il secondo, e via così prima del disco. Cioè, l'ultimo sarà il singolo che lancerà il disco. E su una linea temporale, 9.3 è quello che succede prima di Fiori di Chernobyl, è la causa di questo viaggio interiore che poi faccio in Fiori di Chernobyl. No, non sei, voglio dire, il rapper, no? Come siamo abituati ormai da 20 anni in Italia, quello che a tutti i costi cerca la rima. Sembra quasi che tu sia uno che è meglio dire delle cose intelligenti che dire delle cose che magari non c'entrano l'obiettivo, ma solo per fare la rima. Non so come No, se non sei sono, d'accordo. no, sono d'accordissimo. Cerco di concentrarmi a trasmettere qualcosa. Cioè, il mio scopo è trasmetterti cosa sto provando nel momento in cui sto scrivendo questa canzone. E quindi, no, cioè, non sono uno di quelli, no, voglio la rima bella, voglio la punchline. No, io vado a sensazioni, emozioni. Senti, abbiamo parlato del singolo e del video 9.3, ma credo che insomma adesso i tuoi fan, ma non solo perché so che c'è un pubblico che si sta sempre più allargando e che ti segue, vogliono sapere quando potranno rivederti, magari dal vivo. Guarda, io se fosse per me io sarei già in giro a suonare, solo che vabbè, per questo problema bisognerà ancora aspettare. Io incrocio le dita, speriamo di fare qualche festival, qualche live quest'estate, speriamo. Comunque, sicuramente dopo l'uscita del disco ci sarà un tour e anche lì voglio portare qualcosa di diverso. Cioè, in questo periodo
sto studiando cosa farò in tutto il tour che farò dopo il disco. Allora, Mr. Rain è stato con noi qui su Belle Monella per parlarci di 9.3. Mattia, grazie davvero. Questa suona come una minaccia, però io ti chiamerò di nuovo quando uscirà il prossimo singolo. Però intanto, insomma, c'è tutta un'estate davanti, godiamoci questo che è molto molto bello, 9.3. Grazie, ciao, buona giornata. Grazie, ciao.